Oggi snoccioliamo una specie di lista della spesa. Benvenuti su Danza con Joe. Nell'ultima puntata di questo format ne abbiamo parlato degli stereotipi nei film di danza. Ben per questo, oggi io vi proporrò un bel po' di film che ho visto, che ho apprezzato e che trovo che rispecchino il mondo della danza per quello che effettivamente è a livello professionale e a livello dilettantistico. Perciò io direi di cominciare subito in modo che voi possiate iniziare a prendere appunti sui prossimi film da vedere sul tema. Cercherò di specificarvi più o meno di cosa parlano, però ovviamente, come al solito, voi potete andarvi a cercare le trame. Se vi intriga l'argomento, potete andarveli a cercare sulle varie piattaforme. Io alcuni di questi film li ho visti su Prime Video perché io ho l'abbonamento con Prime Video. Altri li potete trovare su Netflix, altri li potete trovare se siete abituati a farlo in streaming. Cominciamo subito da un film che diciamo non ha come argomento principale la danza, ma è un musical, prima cosa, e seconda cosa è un film meraviglioso che tutti dovreste vedere con delle scene bellissime dove si balla, dove si dà importanza al ballo in un frangente, però che non è a livello professionistico. Soprattutto c'è un bellissimo, bellissimo monologo finale che riguarda la danza e il mondo della danza perché l'uomo danza e via dicendo. Adesso capirete. Footloose, film del 1984 con il meraviglioso Kevin Bacon che mi ha crashato il cuore sempre. È uno dei film più belli musicali, dei musical più belli che io abbia mai visto, è un film che mi divoro tutte le volte, è proprio anni 80, ma non quell'anni 80 trash, è proprio quell'anni 80 che ti piace da morire. È il primo film che mi sento di consigliarvi per quanto effettivamente non sia un film che parla di danza, ma potreste apprezzarlo, da ballerini potreste apprezzarlo. Film d'animazione uscito di recente che ovviamente chi fa danza, chi sogna di fare danza adorerà è Ballerina. Ballerina è un film, se non mi ricordo male, di una casa d'animazione francese che parla di questa bambina che da poverella che è, lei comunque ha il sogno di diventare una ballerina. Ma qual è la differenza rispetto a un'utopia che di solito degenera all'interno dei film di danza, soprattutto quelli di animazione? Che questa bambina ha bisogno comunque di studiare e la cosa che viene ripetuta praticamente per tutto il film è questa, cioè che tu puoi essere talentuosa, avere le capacità, ma se non le metti in pratica con del buono studio, non arriverai mai da nessuna parte. Tant'è che quando lei si ritrova a studiare danza classica insieme a delle bambine formate dalla nascita praticamente per fare proprio quello, si ritrova un po' un pesce fuor d'acqua perché lei comunque ha sempre studiato da autodidatta. E se avete visto il mio ultimo video, sapete quanto questa cosa sia importante da rappresentare soprattutto in un cartone animato. Un docufilm, anzi per la precisione, che ho visto molto di recente ma di cui non vi ho parlato nel wrap up dei film di aprile, anche se l'ho visto allora perché su TV Time non c'è, per quanto è un bellissimo docufilm. Si chiama Fuori Scena. Fuori Scena è un docufilm che ti fa vedere, ovviamente nel periodo pre-pandemia, perché adesso purtroppo sarebbe un docufilm molto triste, la vita di un anno intero all'interno del teatro alla Scala, che sicuramente lascia grandissimo spazio al corpo di ballo e ai ballerini che vivono lì in collegio, anche molto piccoli, che studiano nella scuola, hanno la scuola, il liceo all'interno del teatro e via dicendo, ma ti fa vedere anche tutti i tecnici che ci sono dietro ad uno spettacolo, i sarti, gli scenografi, chi fa la regia, coreografi, insegnanti, ballerini, cantanti, ti fa vedere proprio tutti i generi di spettacoli che vengono prodotti all'interno del teatro alla Scala e ti fa vedere la vita quotidiana di chi ci vive dentro, non in maniera utopica come in tanti film, ma in maniera realistica, dando ovviamente un accento a alcune scene particolari, situazioni particolari da cui uno può rimanere intrigato in un certo senso, però molto molto bello da vedere. Un altro film che trovate su Prime Video di cui vi ho parlato un paio di mesi fa perché l'ho visto credo a marzo, La ballerina del Bolshoi. La ballerina del Bolshoi è di produzione russa come film e parla di questa ragazza, di cui non ricordo il nome, ho una memoria di ferro effettivamente. Praticamente anche lei ha il sogno di diventare una ballerina, lei vuole entrare nel teatro Bolshoi o in una compagnia, se non mi ricordo male, in una scuola importante della Russia. Dal nulla il padre la accompagna perché ha delle conoscenze all'interno del teatro e questa bambina effettivamente ha un sacco di doti fisiche, ha una gran passione, un modo tutto suo di esprimere la sua arte, però
tant'è che alla fine viene presa, per quanto questa ragazza non abbia per nulla il carattere inquadrato adeguato ad una scuola di quel tipo. Diciamo che tra i film che vi sto suggerendo ci sono dei piccoli cliché, ma sono visti in maniera più realistica rispetto alla maggior parte dei film un po' trascini che riguardano la danza. Per esempio, vi faccio solo un esempio, qua la nostra protagonista se ne va e poi torna, ma non danza nello spettacolo da cui lei è scappata, perché in una compagnia seria non succede questa cosa, viene semplicemente sostituita e si perde l'occasione della vita probabilmente. Insomma, noi vediamo un percorso professionale realistico di una persona tendenzialmente ribelle, tendenzialmente con poche possibilità, che dovrebbe solo ringraziare il suo corpo e il suo talento di essere entrata in una determinata scuola, e invece continuando a ribellarsi non fa altro che distruggere la propria carriera. Molto bello, andatelo a vedere. Un altro film, se non mi ricordo male, questo è di Netflix, quindi se avete Netflix lo potete andare a recuperare tranquillamente. Feel the Beat. Feel the Beat è un film che apparentemente sembra uguale agli altri, sembra uguale al classico film di danza dove c'è la gara, dove c'è il contest della vita, ma i partecipanti a questa gara sono dei dilettanti, quindi tu anziché vedere il mondo della ballerina che ha le sue sfighe, poi alla fine ha successo, tu vedi inizialmente questo, perché la nostra protagonista è una ballerina che per una serie di sfighe non riesce a trovare un lavoro effettivamente come ballerina. Le si presenta l'occasione di tornare nella sua vecchia scuola del suo paesino d'origine per aiutare e assistere un gruppetto di bambine agoniste, quindi che devono andare a fare le gare sostanzialmente. Però il problema è che questo gruppetto di bambine è sparutissimo, cioè c'è la bambina che ha talento ma solo per determinate cose, solo quando c'ha voglia lei, c'è la bambina bravissima che però si ribella ogni due per tre, c'è la bambina che non ci vede, la bambina un po' cicciottella, quella che non sente il tempo della musica, insomma proprio il corso che nessun insegnante vorrebbe. All'inizio la nostra protagonista dice no, io non fa per me, io non ho la pazienza di fare questa cosa, poi piano piano non solo lei stessa scopre un'indole bellissima e la bellezza di questo lavoro, ovvero insegnare danza, ma fa scoprire al nostro gruppetto di ragazzine quali sono le loro effettive potenzialità, fino a farle diventare effettivamente delle mini ballerine. Anche questo molto molto carino, e soprattutto questo è un po' più fruibile a tutti, un po' più leggerino, ecco. Non posso che nominarvi, anche se va un po' contro i miei principi, però sono dei film che io ho sempre adorato, la saga di Step Up. Soprattutto per gli amanti dell'hip hop, della street dance, è una saga veramente molto bella, molto varia, perché comunque, a parte un paio dei quattro film, va ad analizzare non solo il mondo della danza hip hop e della danza di strada, ma anche la danza accademica, ecco. Sono film molto belli, le cui scene ballate sono veramente da togliere il fiato, soprattutto quelle del terzo e del quarto film, a mio avviso. Nel primo e nel secondo, vabbè, primo e secondo sono proprio la storia. Nel terzo, nel quarto e nel quinto anche nel quinto ci sono delle scene ballate meravigliose, davvero meravigliose. Consigliatissimo se amate soprattutto la street dance, ma se volete un film di danza un po' cult, perché oramai penso che questa saga sia diventata un cult. A proposito di cult, che vi devo nominare assolutamente Billy Elliot. Soprattutto in questo periodo, dove si parla di un determinato tema che riguarda i maschietti in particolare, è un film quanto mai importante, un film che racconta l'integrazione, un film che vede la danza come una porta aperta a tutti, ma senza necessariamente subire trasformazioni di qualche tipo, interiori, morali e via dicendo, e soprattutto è un racconto crudissimo di quello che vuol dire avere dei genitori che non accettano una tua passione, una tua indole, un tuo sogno e che ti impediscono di avere solo anche una minima possibilità di realizzarlo. Che altro dire? Penso che Billy Elliot sia uno dei film di danza più famosi del mondo, ma se non l'avete visto recuperatelo, perché io ho avuto la sfortuna, tra virgolette, ma non è una sfortuna perché è stata una mia decisione, di recuperarlo molto molto tardi negli anni, ma forse è stato meglio perché in questo modo l'ho compreso meglio. Ho compreso meglio quale fosse l'effettivo messaggio, quindi direi che se non l'avete visto, appunto, recuperatelo. Film che io mi sono vista e rivista e stravista e mille volte, perché ce l'avevo in DVD. Ti va di ballare? Ti va di ballare è un bellissimo film, non solo per quanto riguarda la danza da sala, quindi latini americani e affini,
ma soprattutto per quanto riguarda la formazione. È un film di formazione tramutato in film di danza. Anche qui le scene di danza sono bellissime e ti affezioni subito alle storie dei personaggi, per quanto alcune di esse siano parecchio tragiche. La cosa più bella è che è tratto da una storia vera, questo film, la storia di questo insegnante di balli da sala che si ritrova non si sa come a insegnare la sua materia in un doposcuola. Doposcuola che all'inizio lo spaventa, ma poi che raccoglie come una sfida, trasformando dei ragazzi ormai persi, ormai senza un obiettivo, in persone completamente nuove. È una storia bellissima, se vi piace il ballo da sala chiaramente l'apprezzerete di più, ma io non amando i balli da sala amo tuttora questo film, quindi assolutamente da vedere. Ecco, finito il mio mini maxi boh elenco di film di danza che vi consiglio. Se siete d'accordo con quello che ho detto, se vi ho ispirato a vedere qualche film, se ne avete altri da consigliarmi, fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio su questa piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 20 di maggio con Gio Consiglia, invece con il prossimo Danza con Gio ci vediamo il 23 di maggio, attenzione sarà una domenica perché poi nella settimana successiva 4 giorni della settimana saranno impegnati con il Bookshelf Tour. Quindi quella settimana sarà tutto un po' rimaneggiato, ma vi terrò aggiornati. Un bacione e ci vediamo alla prossima!